Non mi vedete? C'è qualcosa? No, no, dovremmo esserci. Sì, perfetto. Io ti No. vedo e ti sento. Ok. Mi vedi? Sì. Perfetto. Benissimo. E niente, direi che possiamo cominciare. E niente, io sparisco e la Ecco, benissimo. Allora ringrazio Angela per l'invito a questa serata. Mi fa molto piacere ovviamente che adesso si parli di Francesco e Dia del Gonde, che nascano iniziative come queste, anche pagine Facebook o sui social, anche perché quando scrissi il libro su Del Gonde, ormai tanti anni fa, è stato il mio primo libro, è uscito nel 2003. E ancora di estensi a Modena non si parlava, nessuno li conosceva. Adesso è ovvio che il lavoro è da fare ancora tanto, perché Modena poi in particolare è stata un po' vittima di un'opera di damnatio memoriae, in cui sì, Casa d'Este ha pagato tanto, è stata messa in disparte per anni. A Modena non c'è stata una via, non c'è stato un monumento, non c'è stato nulla che parlasse di questa casata che di fatto ha costruito la nostra città e l'ha felicemente governata per diversi secoli. E quindi sì, mi fa molto piacere che l'atmosfera stia cambiando, che adesso si parli di loro, si parli degli Estensi, si parli dei Duchi, si parli anche appunto di questi ultimi, Francesco IV, Francesco V, con le rispettive consorti, che hanno rappresentato una pagina un po' particolare, quella pagina di storia in cui Modena era più strettamente legata all'Austria. Modena è sempre stata un feudo imperiale, però in questa ultima fase della sua storia ducale si è stato un legame particolarmente stretto con l'impero d'Austria, perché gli ultimi due duchi, Francesco IV e Francesco V, non erano più semplicemente est, ma erano d'Austria-est, perché, come molti di voi sapranno, l'ultimo estense puro, chiamiamolo così, Ercole Rinaldo, ha avuto una sola figlia femmina, o almeno il maschio è morto in giovane età, una figlia femmina alla quale quindi è stato dato l'onere, l'onore di portare avanti la casata, e lo ha fatto sposando uno dei figli di Maria Teresa, l'arciduca Ferdinando d'Austria. Quindi da lì poi ovviamente è nata la casa d'Austria Est. Questo legame è stato sia quindi dinastico ma anche politico, perché sia Francesco IV che Francesco V hanno avuto una grande fedeltà per l'impero. E l'hanno pagata perché storicamente l'Austria a un certo punto ha rappresentato la parte sconfitta, e quindi loro ne hanno seguito, in un certo senso anticipandoli anche i destini. Parliamo stasera comunque degli ultimi due, Francesco V e Adelgonda. Francesco IV lo mettiamo un po' da parte, anche se inevitabilmente ne parleremo. Francesco V è figlio ovviamente di Francesco IV ed è nato a Modena il 1 giugno del 1819, quindi l'ultimo duca di Modena, è quello che è andato in esilio con la cosiddetta seconda guerra d'indipendenza nel 1859. Nascendo il 1 giugno del 1819 a Modena, ha vissuto ovviamente a Modena la sua fanciullezza, la sua giovinezza, si è formato a Modena, si è formato cioè a quella che era considerata una delle corti più reazionarie d'Italia, se non d'Europa. Questo appunto perché Francesco IV aveva dato questa impostazione. Francesco IV era stato l'unico sovrano a non voler riconoscere, ad esempio, un Filippo d'Orléans sul trono di Francia. Era un sovrano strettamente legato sia ai principi del legittimismo, sia ai principi dell'ancien régime. Considerava la rivoluzione francese una vera e propria opera del demonio, e considerava imprescindibile l'alleanza fra trono e altare, il puro rispetto di tutti i principi legittimisti. Era religioso,
profondamente cattolico, si è dato da fare in tutta la prima parte del suo governo, da quando il congresso di Vienna lo ha rimesso sul trono di Modena, per riaprire tutti quegli ordini religiosi, quelle scuole, i seminari addirittura che erano stati chiusi durante il periodo napoleonico. Quindi Francesco V cresce in questo ambiente, cresce in questo ambiente e eredita tutti i principi del padre e della madre. La moglie di Francesco IV è Maria Beatrice Vittoria di Savoia, figlia di Vittorio Emanuele I. Sono i Savoia ancora profondamente legittimisti, ancora profondamente cattolici, e Maria Beatrice Vittoria è la moglie ideale per Francesco IV perché ne condivide in pieno tutti i principi. Dice il Cesare Galvani, biografo di Francesco IV, e lo riprende Ludovico Bosellini, scrittore liberale che pubblicherà un libello su Francesco IV e Francesco V, un libello a tratti anche infamante, però entrambi raccontano questo aneddoto che rende bene l'idea che Maria Beatrice Vittoria, volendo personalmente crescere i figli, rifiutò la balia fin dall'inizio, quindi volle allattarli personalmente, crescerli passo a passo, istruirli. Entrambi dicono trasmise loro quasi con il latte tutti i suoi principi, i suoi ideali. E in effetti Francesco V è appunto il degnissimo figlio dei suoi genitori, quindi ne riprende completamente le idee, la visione del mondo, appunto questa fedeltà incrollabile all'impero e a tutti i principi dell'ancien regime, in un periodo in cui questi venivano fortemente messi in discussione, perché se da un lato è vero che il congresso di Vienna aveva restituito all'Europa gli antichi assetti, è anche vero che le idee della rivoluzione covavano sotto la cenere, che c'erano già diversi ambienti in opera per sovvertire nuovamente l'ordine, c'erano le sette, la carboneria, insomma i moti liberali. Quindi sarà un periodo piuttosto burrascoso, non tanto per Modena. Modena era una città tranquilla, Modena era governata da Casa d'Este da oltre 6 secoli, c'era un legame stretto anche tra il popolo e la dinastia, quindi a Modena non ci furono particolari disordini, però era inevitabile che in quello che si presentava come un movimento europeo, non solo italiano, ci tengo a ricordarlo, tutte le trasformazioni ottocentesche in Italia hanno preso questo aspetto di unitarismo, cioè si diceva che appunto si voleva fare dell'Italia un paese unito, una nazione, uno Stato, e in Italia hanno preso questa veste, ma si tratta di trasformazioni liberali che stavano investendo tutta l'Europa. Quindi a tratti, a ondate, arrivavano questi moti liberali in tutta Europa e Teodoro Bayard de Volo usa questa metafora abbastanza felice, dice come quando c'è un'enorme burrasca non può non arrivare un po' di vento anche nelle zone più remote, ecco che Modena, tranquilla, legata ai suoi duchi, con un popolo affezionato alla dinastia regnante, però non poteva a tratti non subire un po' queste ripercussioni di questa tempesta che andava sconvolgendo appunto tutta l'Europa. Quindi a Modena di tanto in tanto qualcosa accade. Tutti conoscono la vicenda, ad esempio, di Ciro Menotti, preceduta da quella di simile, tutto sommato, di Don Andreoli. Francesco IV rimarrà tristemente famoso, finirà nell'albo dei cattivi della storia, sarà addirittura scelto da Stendhal nella sua Certosa di Parma come prototipo del tiranno, per queste due condanne a morte sostanzialmente. Francesco V non condannerà mai a morte nessuno, anzi, addirittura dopo la prima guerra d'indipendenza farà un'amnistia generale, perdonando tutti i suoi nemici. E Francesco V aveva un carattere diverso da quello del padre. Francesco V era un uomo mite, pacifico, aveva in orrore gli spargimenti di sangue. Lo differenzia questo dal padre, il carattere più mite. Per il resto, ribadisco, le idee, gli ideali, i principi erano i medesimi. Assolutamente, Francesco V in tutto continuerà la politica del padre, solo sarà più portato umanamente a perdonare, a voler evitare a qualsiasi costo violenze o vendette. Ecco. E
Quindi dicevo, Francesco V cresce in questo ambiente, viene educato dalla madre a principi religiosi, a principi legittimisti, cresce in questa corte che era considerata la più reazionaria d'Europa. Suo fratello e le sue sorelle non sono dissimili da lui, il fratello minore, l'arciduca Ferdinando, condivide in tutto le idee di Francesco V e le due sorelle, Maria Teresa e Maria Beatrice, altrettanto. Maria Teresa diventerà contessa di Chambord, sposando l'ultimo erede al trono di Francia, Enrico, e Maria Beatrice sposerà l'infante di Spagna, Don Giovanni, dal quale addirittura arriverà a separarsi quando lui dimostrerà tendenze liberali. Quindi vediamo che è una corte dove ci si forma così. E Francesco V non sarà mai disposto a mettere in discussione questi suoi principi. Avrà una tenacia, una coerenza veramente esemplari anche nel momento della sconfitta. De Volo, io ho nominato già varie volte Teodoro Bayard De Volo, dando quasi per scontato che tutti lo conoscano, so che in realtà non è così purtroppo. Era ministro e amico dell'ultimo duca di Modena e ha scritto una poderosa biografia di Francesco V che probabilmente molti di voi conosceranno, La vita di Francesco V di Teodoro Bayard De Volo in quattro volumi, anche tutto sommato gradevole da leggere, ecco, un po' lunga, e encomiastica al punto giusto, direi che sì, è encomiastica perché ovviamente il De Volo parla di un amico, parla di un uomo al quale era molto affezionato sia umanamente che politicamente, ma è anche molto ben circostanziata e documentata, quindi si capisce che la simpatia, l'affetto che l'autore nutre per il suo personaggio è però comunque sempre legata a fatti e documenti. Il De Volo non inventa niente, anzi, addirittura a volte fin troppo pignolo, perché magari rischia di rendere un po' più pesante la lettura, però documenta tutto alla perfezione. Quindi è comunque una biografia assolutamente attendibile. E il De Volo ci dà una descrizione, vi dicevo, di Francesco V, giovinetto, che magari posso leggervi, l'ho riportata nel mio libro. Il mio primo libro è stato quello su Adelgona nel 2003. Il mio ultimo, spero non ultimo in senso definitivo, ma ultimo in senso temporale, pubblicato nel 2019 in occasione del centenario della nascita, del duecentenario, scusate, della nascita, è quello su Francesco V, l'ultimo duca. Quindi ho riportato varie citazioni di Teodoro Bayard de Volo, perché vi dico, non si può prescindere dal suo lavoro assolutamente ineccepibile. E lui ci dà una descrizione di Francesco, non ancora quinto ovviamente, il giovane Francesco, dodicenne, lo dice, un giovane snello, con tratti della fisionomia regolari e avvenenti che svelavano candore e bontà. Era contegnoso senza alterigia, affabile senza soverchio abbandono e riscuoteva la generale simpatia. Ecco, qui si vede già fin da fanciullo questo carattere più mite rispetto al padre, ma anche questa affabilità, questa bontà, questa sempre capacità di avvicinarsi a tutti, anche ai più umili, che rimarrà in Francesco V per sempre. Era un carattere appunto mite, molto sobrio, conduceva una vita molto ordinata, era vicino alla gente, non aveva l'alterigia appunto del regnante, non aveva il gusto del potere per se stesso. Anzi, Francesco V più volte ammetterà nel corso della sua vita che lui per temperamento sarebbe stato più portato alla vita privata e tranquilla del normale cittadino che non ha incarichi di governo, eppure portava con grande dignità le sue responsabilità, che vedeva spesso più come doveri che come appunto possibilità di esercitare semplicemente il potere. E quindi si notano già da bambino queste caratteristiche e anche comunque l'entusiasmo, il percepire il proprio ruolo, la propria responsabilità di regnante. Questo lo si vede
Appunto, già in Francesco XII, durante la congiura di Ciro Menotti, quando Francesco IV parte, esce da Palazzo Ducale per andare a sventare la congiura, e Maria Beatrice Vittoria, la moglie, raduna tutte le dame di palazzo per recitare il rosario. E Francesco V vorrebbe andare con il padre e convince anche il fratellino Ferdinando, e insieme devono andare a sventare la congiura, a combattere i rivoltosi. E tutti insistono ovviamente per cercare di farli rimanere lì a palazzo, ma Francesco è irremovibile, vuole andare a fare il suo dovere di sovrano. E allora la madre lo convince solo dicendogli che se i rivoltosi attaccheranno il palazzo e troveranno solo donne, potranno far loro del male, quindi è necessario che qualcuno resti a proteggerlo. E solo a quel punto Francesco cede, e allora con il fratellino più piccolo rimane a palazzo con l'idea di dover proteggere la madre e le sue dame di compagnia, quindi rimane lì con loro a recitare il rosario mentre Francesco IV sappiamo che va a sventare la congiura. Quindi già in Francesco XII vediamo già i germi del grande sovrano. Ecco, lui, come vi dicevo, segue tutti gli ideali del padre, è comunque. È un politico, è lungimirante, scrive tanto, lui pubblica tantissime memorie, diari, infatti da un certo punto di vista è stato anche abbastanza facile fare la sua biografia perché è uno che ha lasciato molto di sé. Scriveva tanto, scriveva bene, scriveva appassionatamente e già da giovane, non ancora duca, scrive un interessantissimo progetto di confederazione. È molto particolare perché lui percepisce, lo dice in questo scritto, che c'è questa idea di dover fare in un qualche modo un'Italia unita. Lo percepisce e dice: noi non possiamo lasciare questa idea che tutto sommato potrebbe diventare un'esigenza, non possiamo lasciarla in mano ai nemici, ai rivoltosi, ai facinorosi. Dobbiamo incanalarla bene. E effettivamente era una cosa che era avvertita da molti ambienti, sia sovrani che anche intellettuali e politici. Ognuno ovviamente la vedeva alla sua maniera, cioè Francesco V stende un progetto di confederazione immaginando gli stati italici che si confederano e poi si pongono sotto la guida dell'Austria. Sappiamo che tanti avevano immaginato, i cattolici, i cosiddetti neoguelfi, Gioberti, avevano immaginato invece una confederazione sotto la guida del Papa. Non so, un Cattaneo aveva immaginato invece una confederazione di stati repubblicani. Cioè, questa idea della confederazione, ognuno la vedeva alla sua maniera, però c'era questa sensazione di dover proteggere questo patrimonio italico che era la diversità, erano questi stati indipendenti così diversi tra loro, così ricchi di costumi e di tradizioni che dovevano essere preservati. Purtroppo poi in realtà sappiamo che l'azione omologatrice sabauda ha fatto tutt'altro, ma l'Italia non era nata per essere uno stato centralista, era nata effettivamente doveva essere, era sempre stata composta da stati indipendenti e quindi doveva mantenere questa conformazione. Francesco V l'aveva intuito e il suo progetto in effetti è molto interessante. Lui dice: dobbiamo fare una patria forte, perché lui portava sempre come esempio le invasioni napoleoniche. Dice: non dobbiamo rischiare che ci succeda ancora quello che ci è successo con l'invasione francese. Dobbiamo imparare a proteggerci, dobbiamo unire le forze. Però vedeva tutto questo possibile solo nel rispetto delle tradizioni secolari dei popoli italici. E quindi, ripeto, è un progetto, seppur giovanile, molto molto interessante, nel quale si vede già la grande lungimiranza politica di Francesco V. E questo io l'ho riscontrato sempre in tutti i suoi scritti, anche dopo l'esilio, in quelle larvate critiche all'Europa, alle monarchie, allo stesso impero al quale lui pur comunque rimarrà sempre fedelissimo. Quindi, ecco, questo, ripeto, questa lungimiranza politica di Francesco V si vede già comunque in questo preziosissimo scritto giovanile. Nel 1840 c'è il primo grande lutto di Francesco. Muore Maria Beatrice Vittoria, muore la madre, e vi dicevo, è bellissimo, cioè, bellissimo, no?
È stato un momento terribile, ma è bellissimo vedere come Francesco V abbia riportato minuto per minuto la malattia, l'agonia della madre nei suoi diari con un'atmosfera familiare veramente commovente. Noi siamo a volte abituati a pensare a questi sovrani, a vederli in maniera lontana, astratta. In realtà, nelle pagine di Francesco V si percepisce un'atmosfera intima, familiare. Erano nel momento della malattia di Maria Beatrice Vittoria, si trovavano tutti al Cattaio. Il Cattaio è quel bellissimo castello, non so se vi è capitato di vederlo, ma se non vi è capitato andate senz'altro. Meraviglioso sui Colli Euganei che gli Austria-Est avevano ereditato dagli Obizzi e che era diventata un po' la residenza favorita, proprio per l'amore che in particolare Maria Beatrice Vittoria aveva per questa residenza. Quindi tutte le estati la famiglia ducale andava al Cattaio e lì trovavano questa intimità familiare che, ripeto, è perfettamente descritta sia nei diari di Francesco V, ma anche nelle lettere che Maria Teresa, ad esempio, scriveva regolarmente a un'amica modenese. E qui appunto viene descritta in maniera molto commovente da Francesco V l'agonia e la morte della madre, anche con quei soprannomi commoventi che si davano. Francesco era Cecco, Maria Teresa era la Geggina, Beatrice era Bice e Trice, anzi, scusate, e poi c'era Ferdinando che era Dando. E nel momento proprio della morte di Maria Beatrice, Francesco V riporta nel suo diario che lei con le ultime sue forze dà la benedizione ai figli. Purtroppo manca Ferdinando che era a fare pratica dallo zio per avviarsi alla carriera militare e quindi quando Maria Beatrice alza la mano per dare la benedizione, Francesco scrive sul suo diario: allora la Geggina disse anche per Dando e la mamma fece cenno di sì e poi l'abbracciammo e le baciammo per l'ultima volta le mani. Dopodiché Francesco continua la sua descrizione raccontando che loro tutti escono dalla stanza della madre morente perché, come si usava all'epoca, la madre deve prepararsi alla morte, quindi entra il confessore, lei rimane sola per, insomma, prepararsi religiosamente al trapasso. Loro rimangono fuori, ma non riescono a resistere e si mettono a spiare dal buco della serratura. Quindi è una scena, ripeto, molto, molto familiare, molto intima e commovente. Ecco, questo è il primo grande lutto di Francesco. Dopo poco morirà anche il padre, comunque nel frattempo, lui compie quei viaggi di istruzione che erano necessari alla formazione di un sovrano, viaggi in tutta Europa, soprattutto nei paesi dell'impero, e in particolare in Baviera, dove incontrerà per la prima volta quella che poi diventerà sua moglie, Adelgonda, e dopo ne parleremo meglio. La incontra proprio durante questo viaggio di istruzione nel 39, poi sarà una specie di colpo di fulmine. So che un tempo i matrimoni erano più che altro combinati, anche questo in un certo senso lo fu, perché poi c'erano tutte le caratteristiche adatte perché Adelgonda potesse diventare la futura duchessa di Modena, però ci fu anche questa iniziale simpatia tra i due che rese entrambi molto felici quando poi fu concretizzato il progetto di matrimonio. Quindi il De Volo ci dice che proprio durante, quando Francesco fu invitato a scegliersi una moglie, una futura duchessa di Modena, De Volo ci dice che fu tratto da una soave reminiscenza che il suo viaggio in Germania gli aveva lasciata e preferì quella che era al tutto meritevole di averla a consorte, cioè Adelgonda. E anche Adelgonda sicuramente ha provato una certa simpatia per Francesco V e per Francesco e lo dirà al padre. Ludovico Bosellini ci descrive. Ludovico Bosellini, l'autore liberale che non aveva grande simpatia per lui, però ce lo descrive ormai giovane ventenne come un bel giovane di svelta figura, di statura elevata e di bella carnagione. L'unico difetto era quella vista miope, come il padre, che gli dava appunto la guardatura cupa del padre. E, quindi sì, entrambi
dai giovani, sicuramente si piacquero da subito e poi sarà un grande matrimonio d'amore, come poi vedremo. Il matrimonio viene celebrato il 30 marzo del 1842 e il 16 aprile Adelgonda è a Modena. Sarà fin da subito amata, amatissima da tutti, amata dal popolo. Era una donna di grande cultura, le principesse bavaresi. Adelgonda è figlia, ne parleremo meglio dopo quando parlerò poi di Adelgonda. Comunque era figlia del re di Baviera. Le figlie del re venivano istruite in una maniera molto accurata, quindi parlava correntemente ovviamente l'italiano, e aveva una certa maestà che si univa sempre a una profonda umiltà, a una grande religiosità che si concretizzava in continue beneficenze, quindi era amatissima dal popolo. Ma anche in famiglia si inserì subito molto bene. Maria Teresa disse di aver trovato più che una cognata, una sorella. E anche l'austero Francesco IV, da quello che ci dice Maria Teresa, non riusciva a nascondere il suo affetto per Adelgonda. Scrive Maria Teresa che la gioia del mio buon papà, l'attenzione, l'amore che subito mostrò ad Adelgonda non li dimenticherò mai e vedo ancora tutte quelle commoventi scene che tanto mi facevano bene al cuore. Vi dico, al di là appunto del fatto che erano i sovrani del Ducato di Modena, erano anche una famiglia intimamente unita e molto affettuosa. Ecco, vi dicevo, l'altro lutto arriva dopo poco, il 22 gennaio del 1846 muore anche lui prematuramente Francesco IV. E, a questo punto Francesco V, non ancora 26enne, deve prendere in mano il governo del Ducato. Quindi il 22 gennaio 1846, con un proclama, Francesco V si dichiara Duca di Modena. Vi leggo brevemente due parole del Bosellini, sempre autore liberale, quindi che non aveva in simpatia i duchi, ma mi piace anche vedere i giudizi insomma, non possiamo guardare solo i giudizi sempre amorevoli del Devolo, guardiamo anche quelli degli avversari, che in genere però finiscono per essere comunque abbastanza lusinghieri. Bosellini dice che lo preoccupava il fatto che Francesco V fosse d'ingegno meno potente rispetto al padre. Questo da un certo punto di vista può essere vero. Francesco IV era considerato un uomo di grande ingegno, un grande politico. In tanti di Francesco IV dissero che se fosse stato il sovrano non di un piccolo ducato, ma di un impero, o di un regno più grande, avrebbe veramente cambiato la storia. Tuttavia, diciamo che io più che dirlo di ingegno meno potente rispetto al padre, lo direi di un tipo di ingegno diverso, perché è vero che Francesco V probabilmente ha lasciato un'impronta meno forte alla storia del Ducato di Modena, ma è anche vero che ha avuto meno tempo e che aveva questo carattere mite che in tante circostanze magari un po' lo frenava, però è anche vero che Francesco IV si è trovato a combattere in un momento in cui la battaglia era, non dico alla pari, forse poteva essere ancora leggermente vantaggiosa per lui, era un momento in cui si combatteva, ma c'era ancora una grande speranza di vincere. Quindi Francesco IV è stato sicuramente un grande combattente, ha difeso i suoi principi, i suoi ideali, il suo stato, con una grande energia, ma aveva, diciamo che i nemici si stavano affacciando sull'agone politico e lui teneva testa con energia, sicuramente con ingegno, con grandi capacità, ma ancora con buone possibilità di vincere. Francesco V combatte in un momento in cui non ancora tutto è perduto, ma si comincia a delineare bene la possibilità che i vincenti siano gli altri. Eppure Francesco V combatte con grande coerenza, coraggio, non viene mai meno ai suoi ideali e anche quando ha ben chiaro che
tutto sarà perduto, perché poi arriva anche quel momento con l'esilio, con le sue osservazioni, vi dicevo, lungimiranti, perspicaci sul declino delle monarchie europee, di tutti gli ideali in cui lui aveva creduto, eppure ecco, lui non vacilla, lui rimane fermo sulle sue posizioni. E allora ecco, io credo che ci voglia un grande coraggio, un grande ingegno anche per questo, per rimanere fermi, immobili sulle proprie posizioni, convinti di essere dalla parte del giusto anche quando tutto intorno crolla. A Francesco V bisogna riconoscere un immenso coraggio, un'immensa coerenza, questi anche superiori a quelli del padre. Ecco, poi Bosellini continua a descriverlo, ripeto, pur da avversario, ne dà un ritratto tutto sommato gradevole. Lo definisce economo e non inclinevole al fasto. Dice che di lui si teme soprattutto l'influenza dei gesuiti e dei santedisti, è vero. Francesco V era religiosissimo, era legato ai grandi pilastri della Chiesa, però è anche vero che questo è un motivo di timore per il Bosellini liberale e rivoluzionario, non lo è certamente per quelli che invece avevano le stesse idee di Francesco V, anzi poteva essere anche un merito. E poi scrive che del nuovo sovrano si possono apprezzare il vergine cuore, la giovane e virtuosa moglie e le parole che di lui si narravano. Quindi ci dice che di Francesco V si parlava bene. E poi l'amore del luogo natio. Ecco, Francesco V ha sempre avuto un immenso amore per Modena e lo ha dimostrato fino all'ultimo, persino nel suo testamento con quella grandissima, sorprendente clausola del lascito estense. Poi vi dirò due parole. Quindi ecco questo. Era Francesco V, descritto da un avversario. Quando vi dicevo sale sul trono di Modena, continua la politica del padre. Vi dicevo, diverso temperamento rispetto a Francesco IV, stesse idee, stessa politica. Conferma anche bene o male tutti i ministri, tutti gli uomini di corte. Non fa strappi rispetto alla politica di Francesco IV. La stessa assoluta fedeltà all'Austria, la stessa assoluta, imprescindibile fedeltà ai valori del legittimismo. Anche Francesco V, come Francesco IV non aveva mai voluto riconoscere, ad esempio, un Luigi Filippo d'Orléans sul trono di Francia, Francesco V non riconoscerà mai Napoleone III. Ecco, per questi sovrani il potere viene da Dio, non si mette in discussione. Un potere che viene in maniera diversa, che viene sfigurato, barattato, viene fatto da concessione, viene ottenuto con concessioni, viene dalla volontà popolare, non ha senso, non ha senso, piuttosto è meglio perderlo. Infatti, Bosellini, sempre, in tono un po' dispregiativo, dice che nel 48, quando ci fu quella che il De Volo invece ironicamente definisce una gara costituzionale, cioè quando tutti i sovrani minacciati dalla cosiddetta prima guerra d'indipendenza, pur di conservare il potere, furono tutti disposti a concedere costituzioni, addirittura mettendosi in corsa per questo, ecco, Francesco V ovviamente non volle concedere nessuna costituzione. Il Bosellini, in tono appunto sarcastico, dice che preferito avrebbe rendersi caporale in Russia piuttosto che principe costituzionale. Ecco, è vero, Bosellini lo dice in tono sarcastico, come per dargli dell'ottuso, dell'immobilista, del retrogrado. In realtà Francesco V è semplicemente coerente, non è attaccato al potere in quanto tale, non vuole governare perché gli piace governare. Lui si sente investito di un diritto divino, di una missione. Di una missione divina, la sovranità è un compito, quindi lui o lo adempie questo compito nella maniera giusta oppure preferisce non averlo. Di fronte appunto, vi dicevo, al 48 e alla prima guerra d'indipendenza, comunque Francesco V per un periodo se ne va da Modena. È una scelta che farà anche nel 59, come sappiamo, con la seconda. È una scelta dettata dal suo orrore per gli spargimenti di sangue. Non voleva in alcun modo che Modena dovesse subire dei disordini, magari degli attacchi da parte delle forze rivoluzionarie o delle guerre civili, anche se quello sarebbe stato difficile perché
Vi dico, il popolo non era a Modena portato per le rivolte. A Modena di rivolte non ce ne sono state, cioè c'è stata sì sotto Francesco IV la congiura di Ciro Menotti, ma dopo con Francesco V rivolte non c'è stata, c'è stata quella cosiddetta rivoluzione delle giunchiglie, ma è stata semplicemente una manifestazione di studenti con la coccarda bianca e gialla in onore del cosiddetto Papa liberale, anche quello un grosso equivoco, ma in realtà di disordini veri e propri, sommosse popolari. A Modena io non ne ho riscontrate anche consultando i documenti dell'epoca. C'era quel vento che arrivava, quella tempesta che infuriava in tutta Europa e che quindi non poteva, come dice il De Vol, dicevo all'inizio, lambire in parte anche il piccolo ducato di Modena. Quindi Francesco V, per evitare disordini, lascia la città. Questo suo primo esilio è veramente di breve durata. Se ne va a marzo, ritorna ad agosto, e qui sappiamo c'è l'intervento decisivo dell'Austria che riporta tutto a posto. Quando torna, torna da solo, dopo questo lo diremo meglio parlando di Adelgonda. Adelgonda rimane ancora a Bolzano perché è gravida e deve partorire. Adelgonda tornerà l'anno dopo, nel 49, il 1 giugno del 1849, con la bambina, la piccola Anna, nata a Gries, a Bolzano, come vi dicevo, il 19 ottobre del 48. L'8 luglio del 49, quindi a pochi mesi, la bambina muore. Sarà la loro unica figlia e morirà in fasce. Quindi Francesca Adelgonda non avranno discendenza. La tragedia è registrata da Francesco V, come al solito, nelle sue memorie. Quindi vi leggo le sue parole. In un momento di quiete per Modena ed incipiente consolazione in famiglia, Iddio ci mandò una ben grave afflizione. La povera creatura, alle 2 antimeridiane dell'8 luglio, volò al cielo, spirando placidamente e lasciando noi nella desolazione. Pareva un angioletto dormiente. Ogni passo, ogni cosa ce la ricorda e ci trafigge il cuore. La piccola Anna è sepolta a Modena nella chiesa di San Vincenzo. Ci sarà un altro lutto dopo poco per Francesco. Il 49 è un anno veramente di dure prove. Il 15 dicembre del 1849 muore Ferdinando, suo fratello giovanissimo, sposato da poco, con una bambina piccola, muore visitando i malati di tifo in un ospedale militare. Vediamo anche, vorrei sottolineare, lo vedremo anche dopo. Se il tempo ce lo permette, quando ci sarà l'epidemia di colera, erano sovrani che erano sempre in prima linea, cioè non si tiravano indietro, anche come vediamo, anche a costo della vita. Ferdinando sentiva questa responsabilità. Vi dicevo, aveva intrapreso la carriera militare, quindi nonostante glielo avessero sconsigliato, ha voluto andare a portare conforto appunto agli ammalati durante un'epidemia di tifo e si è contagiato. Nel 49 Francesco V subisce anche quell'attentato da parte dello studente mazziniano di Cavezzo Luigi Rizzati. Non mi soffermo, è un episodio molto conosciuto. Lui perdonerà il suo attentatore, come aveva perdonato tutti i fautori della rivolta che poi, come dicevo, a Modena non c'era stata, però quelli che poi avevano cacciato il governo provvisorio, avevano preso il potere a Modena durante la prima guerra d'indipendenza, ecco appunto, amnistia generale e si riparte. Si riparte poi con un lungo periodo di pace, perché poi dopo dal 48-49 fino alla seconda guerra d'indipendenza, fino al 59, non succede niente. Ed è questo il periodo in cui Francesco V può dedicarsi finalmente ad un sereno
e sano governo del suo ducato. E incomincia molte, molte opere che sarebbero state assolutamente pregevoli se ci fosse stato il tempo di condurle a termine. Mi riferisco alla strada ferrata. Francesco V fu tra i primi a volere, a patrocinare la costruzione delle ferrovie. Francesco IV sappiamo che era stato un po' scettico sulla ferrovia, la vedeva un po' come una cosa troppo moderna per i suoi gusti. Francesco V invece si dedica subito anima e corpo a questa cosa che rientra un po' in quel suo desiderio comunque di creare collegamenti tra gli stati italiani, quel suo antico progetto di confederazione che lui aveva sempre nel cuore, lo porta a promuovere tutto quello che può creare comunicazione, collegamento fra gli stati, quindi la strada ferrata, la Lega Doganale, un altro suo chiodo fisso, farà di tutto per promuovere la Lega Doganale. Telegrafo, francobolli, il sistema postale del Ducato di Modena era efficientissimo. E poi una parola va spesa anche per la pubblica istruzione. Nel Ducato di Modena c'era un sistema eccellente ed efficientissimo di scuole di ogni ordine e grado e per ogni ceto sociale. C'erano le scuole gratuite per i meno abbienti, c'erano scuole di eccellenza, il Collegio dei Nobili lo conosciamo tutti, c'erano istituti per i bambini orfani, per le giovani che non potevano permettersi di studiare, c'era di tutto, tanto che il De Volo ancora ci dice, vi leggo le sue parole che sono molto chiare, se le trovo. Mi interessa molto questo aspetto dell'istruzione perché tante volte si sente dire che quando c'erano i duchi non si poteva studiare, non si poteva fare, non è assolutamente vero. Ecco, il De Volo ci dice che a nessuna condizione sociale, a nessun luogo, a nessun individuo che lo volesse, sarebbe mancata l'opportunità, anzi l'incentivo, di perfezionarsi e di trarre profitto dalle proprie facoltà e attitudini mentali. Quindi a Modena c'erano scuole di ogni ordine e grado per tutti i ceti sociali, c'era un'ottima università con tantissimi iscritti, gli iscritti sono calati dopo con l'Unità d'Italia, e c'era un'ottima scuola d'arte che ha prodotto degli artisti pregevoli e che i duchi incentivavano, incoraggiavano spesso acquistando le opere prodotte dall'Accademia di Modena. E poi c'era una cosa molto interessante, che è la scuola tecnologica, che era una sorta di via di mezzo per gli studenti che non avevano voglia di intraprendere il percorso universitario, però avevano voglia comunque di avere una buona formazione. Era una sorta di via di mezzo, si chiamava scuola tecnologica e preparava, non so, degli impiegati, dei funzionari. E questa era in vigore nel Ducato di Modena. E fu soppressa, pensate, invece nel 1859 con l'arrivo dei piemontesi. Ecco, quindi tutte queste opere che facevano di Modena una città prospera, dove c'era un certo benessere, un buon livello di istruzione, un buon tenore di vita, ecco, sono state interrotte naturalmente con l'esilio del 1859, sono state rallentate da alcune sciagure intorno al 1854, sapete, l'epidemia di colera, una grande carestia, nella quale però, ripeto, Francesco V era sempre in prima linea. Leggendo scusate, le cronache sull'epidemia di colera, visto che adesso siamo anche in un periodo in cui le epidemie ci interessano. Ecco, mi è piaciuto vedere come fosse ben organizzata tutta la struttura sanitaria nel Ducato di Modena, venivano aperti tantissimi ospedali, c'erano dei punti di distribuzione farmaci ovunque, non solo nelle città, ma anche in tutti i più piccoli paesi. C'era un'assistenza religiosa, ovviamente, da Francesco V dovevamo aspettarcelo, sempre pronta, sempre attiva. Cioè, venivano dati assolutamente tutti i conforti, tutti gli aiuti, necessari. Quindi l'epidemia di colera a Modena sì, ha fatto molte vittime, ma è passata, in una maniera, diciamo, tutto sommato
tra virgolette, buona, per quanto possa passare in maniera buona un'epidemia, però proprio perché c'era una struttura organizzata in maniera capillare. E Francesco V era sempre, ripeto, pronto ad andare a visitare ammalati, ad andare negli ospedali, ad andare nei lazzaretti. E 1859, comincio ad accelerare perché forse il tempo stringe, dobbiamo parlare anche di Adelgonda. 1859, seconda guerra d'indipendenza, Modena, subisce la minaccia franco-piemontese. Ci sottolineo franco-piemontese perché tante volte si sente dire anche lì: ah, ma Modena allora senza l'Austria non poteva fare niente. È vero, Modena era un piccolo stato con un piccolo esercito, non è che poteva contrastare chissà cosa da solo, in genere aveva bisogno dell'aiuto dell'Austria, ma credo che anche i piemontesi non avrebbero fatto granché se non si fossero appoggiati a un esercito straniero, all'esercito francese. Quindi Francesco V, di fronte a questa minaccia, non se la sente ancora una volta di rischiare che il suo popolo subisca una guerra, delle violenze, e decide di andarsene. C'è il dubbio, se non se ne fosse andato, cosa sarebbe successo? Filippo Curletti, agente segreto di Cavour, si dice certo che proprio per la grande fedeltà del popolo modenese, se Francesco V avesse deciso di non partire, i piemontesi avrebbero fatto molta fatica a impadronirsi della città di Modena e del Ducato. Non si sa, non possiamo saperlo, la storia non si fa con i se o con i ma, però ogni tanto è bello anche pensarci. Comunque lui decide di andarsene. E non solo decide di andarsene, ma anche dopo il Trattato di Villafranca, quando gli viene promesso la restituzione del trono, decide di non tornare perché ci spiega il De Wolle: se fosse tornato e Modena sarebbe diventata, dopo il bersaglio di tutte le mire rivoluzionarie, ecco, lui non si sarebbe comunque sentito tranquillo. Proprio per questo suo anche orrore della violenza e degli spargimenti di sangue. Quindi l'11 giugno del 1859 Francesco V sale a cavallo, accompagnato dal suo esercito. La Brigata Estense è un esempio assolutamente unico, intanto è l'unico esercito italico che segue il sovrano in esilio, e ci sono anche, le ho riportate nel libro, adesso non ve le leggo perché non abbiamo tempo, ma delle lettere in cui il Granduca di Toscana si complimenta con Francesco V per la fedeltà del suo esercito. Si vede che ti sei fatto amare, che li hai saputi addestrare bene, perché invece il Granduca di Toscana era stato tradito proprio dall'esercito. Ecco, quindi quello della Brigata Estense è diciamo, è un episodio assolutamente epico, eroico, è una pagina di storia gloriosa per Modena, perché questi soldati che seppero sacrificare tutto, perché poi andando in esilio con il duca, dopo vennero privati di tutti i loro beni, di tutti i diritti civili, politici, furono ripetutamente invitati a rientrare, dapprima da Farini, va bene, lo sappiamo, poi si scomodarono anche Vittorio Emanuele II e Garibaldi per minacciare questi soldati, appunto, della perdita di tutti i diritti se non fossimo rientrati, o per allettarli con promesse di avanzamenti di carriera, eccetera, se invece fossero tornati. E praticamente nessuno invece si mosse, rimasero tutti a fianco del duca fino al 1863. Si sciolsero nel 1863, ahimè, per ordine di Francesco Giuseppe, dell'imperatore, perché a un certo punto era diventato scomodo il mantenere in Austria le truppe di uno Stato che non esisteva più. Furono adottati pretesti economici, in realtà dava anche molto fastidio in un'Austria che ormai era sempre più liberale, perché, come ci dice il De Wolle, dopo la sconfitta di Solferino, il Partito Liberale era montato in auge. Dava fastidio questo esempio di fedeltà a un sovrano spodestato. E quindi, appunto, viene decretato l'obbligo di scioglimento per la brigata, ma anche dopo lo scioglimento, non pochissimi soldati tornarono a Modena.
Molti rimasero in Austria e presero servizio nell'esercito dell'imperatore con grandi sacrifici. Molti andarono incontro a una vera e propria miseria, ma rimanevano lì convinti appunto di dover rispettare quel giuramento fatto. Quindi un grande esempio, ripeto, di coraggio e coerenza. Lo scioglimento della brigata per Francesco V fu un colpo durissimo. Lui che già stava osservando con sgomento appunto diventare sempre più vicino alle idee liberali, alle idee che lui aveva sempre combattuto, l'impero, l'imperatore stesso. Lui manterrà sempre la sua fedeltà, quella non verrà mai messa in discussione, però comincia a denunciare un po' questo. C'è un rapporto a un certo punto un po' ambivalente anche con Francesco Giuseppe, perché lui non gli riconosce quella coerenza che lui invece aveva. Il comportamento di Francesco Giuseppe a tratti è effettivamente ambiguo. Francesco Giuseppe è un po' è l'imperatore della Restaurazione. La Restaurazione è per definizione ambigua perché la Restaurazione si propone innanzitutto di mantenere l'equilibrio. Quindi per tutto il periodo della Restaurazione, dopo il congresso di Vienna, c'è questa ricerca spasmodica dell'equilibrio. E l'equilibrio condanna sì, sia i nemici, gli avversari, i rivoluzionari, i carbonari, i liberali sicuramente, ma ha un po' paura anche di chi è troppo coerente, di chi è troppo coraggioso, di chi è troppo realista. E Francesco Giuseppe ha un po' questa malattia del voler essere moderato a tutti i costi, dell'essere un po' cristallizzato. E quindi Francesco V lo avvertirà e lo denuncerà. Addirittura dirà che i responsabili dello scioglimento della sua brigata, cioè coloro che non avevano saputo difenderlo, erano degli eunuchi politici. E dirà: io non mi piegherò mai a queste cose. E nelle sue memorie, nelle sue lettere, emerge tantissimo. E questa, diciamo, lucidità anche nel riconoscere i difetti di chi lui comunque aveva appoggiato a costo del suo trono, a costo della sua fama, e aveva intenzione di continuare ad appoggiare a qualsiasi costo. E quindi è una lucidità che non è da tutti, perché molti quando fanno una scelta scomoda, però poi la vogliono difendere ad ogni costo, ma Francesco V non ha mai detto no, l'imperatore è perfetto, ha ragione, fa tutto bene e io lo seguo per questo. No, lui aveva il coraggio di dire: l'imperatore sta sbagliando, non fa le scelte giuste, con me si comporta in modo sbagliato, mi tratta come il cugino povero, mi tratta come l'amico da sacrificare al nemico. E ha quell'atteggiamento che hanno tanti sovrani adesso, lui diceva, di stringere la mano al diavolo e alla croce insieme. Lui riconosce questi difetti, li denuncia, ne scrive, però dice: però ciò nonostante io gli sono fedele perché lui è l'imperatore. Perché l'impero è una parte importante dell'Europa e va preservata. Io credo che in questo ci sia un grande coraggio più che di quello necessario invece in una fedeltà cieca che vede solo i pregi. No, lui vedeva anche i difetti, ma ciò nonostante ribadiva la sua fedeltà. Ecco, lo dirà ripetutamente nelle sue lettere, dice: io vedo un destino tragico per l'Europa, lui prevede la caduta di tutte le monarchie, perché secondo lui una monarchia costituzionale, una monarchia che scende a compromessi, non è una vera monarchia, non è la monarchia di diritto divino, non è la monarchia protetta dal cielo. È una via di mezzo che non può portare a niente di buono. Quindi lui dice: le monarchie d'Europa cadranno tutte o declineranno o non serviranno più a niente. Dice: al giorno d'oggi non c'è alternativa che tra la tirannide o l'anarchia, cioè la monarchia vera non è più possibile. E in questo ha una grande lungimiranza, infatti è poi di fatto ciò che accadrà. E lui lo scrive, lo ribadisce, scrive: mi addolora vedere quello che accade in Europa, e progetta quel viaggio in Oriente che lui aveva sempre desiderato, ma dice: neanche i luoghi santi potranno distogliermi dal pensiero di ciò che accadrà in Europa. La caduta di Roma poi nel 1870 sarà
il colpo definitivo in un momento in cui tutte le speranze dei legittimisti erano rivolte al Papa. Lui gli darà tantissima responsabilità a Guglielmo di Prussia, dirà riferendosi a Napoleone III, che lui aveva sempre chiamato quel birbo imbecille, dice: a questo punto era 100 volte men peggio, dice: siamo passati dalla padella alla brace. Lo chiama il nuovo Carlo Magno Luterano e gli dà tutta la colpa della caduta di Roma, della grande prova a cui andrà incontro la Chiesa e della perdita, diciamo pressoché definitiva, delle speranze di ritornare a quello che c'era un tempo. Quindi Francesco V muore il 20 novembre del 1875, avendo ormai perso ogni speranza di poter rivedere i suoi principi, le sue idee tornare in auge. Muore così, lui ormai senza speranza, ma ancora lui comunque punto di riferimento per tutti quelli che però ancora credevano che quella fosse la parte giusta, che quei principi andassero preservati. Quindi quando muore Francesco V finisce su tutti i giornali d'Europa, non è la morte semplicemente del duca di un piccolo stato italiano che non esiste più, è la morte di un simbolo. Il punto di riferimento dei cattolici, dei legittimisti, di tutti quelli che ancora erano legati ai principi dell'Ancien Régime. Quindi della sua morte si parlerà tantissimo, in tanti lo calunnieranno anche dopo morto, in tanti invece ne metteranno in luce i pregi. Quel suo non essere l'uomo dei nostri tempi è la cosa che è stata detta di più di lui. Non era l'uomo dei nostri tempi, che è vero, era un uomo assolutamente legato al passato, ma in tanti questo non essere l'uomo dei nostri tempi lo vedevano come un aspetto positivo. Un giornale scrive sì, perché in tempi di codardia lui fu coraggiosissimo, in tempi di gente che si piega agli interessi del potere, lui invece rimase coerente. Insomma, viene messa in luce questo suo essere un uomo di valore sempre e comunque, che è una cosa che invece non ha età, non ha tempo. E quindi io credo che in Francesco V ci sia una grande attualità che deve essere preservata e riscoperta. Nel suo testamento, Francesco lascia l'eredità estense a Francesco Ferdinando. Francesco Ferdinando ha solo 12 anni. Io non so se lo abbia fatto apposta, se i due si fossero conosciuti bene, però credo di sì, perché in Francesco Ferdinando io ho visto tante cose di Francesco V. In fondo i due erano molto simili. Francesco Ferdinando avrà per l'impero quell'idea di confederazione che Francesco V aveva avuto per l'Italia. Francesco Ferdinando criticherà l'immobilismo di Francesco Giuseppe. Francesco Ferdinando avrà delle idee nuove, brillanti, sempre nel rispetto della tradizione, nel rispetto degli antichi valori. Saprà unire, da un certo punto di vista, come aveva fatto anche Francesco V, la modernità alla tradizione, e sta qui la genialità dell'uomo europeo, sta qui l'idea che avrebbe potuto salvare l'Europa, ed entrambi l'avevano. Quindi non credo che sia un caso che l'eredità di Francesco V sia andata a Francesco Ferdinando. Purtroppo Francesco Ferdinando, come sappiamo, non a caso viene assassinato a Sarajevo. E poi dopo si apre un'altra storia, che è quella della Prima Guerra Mondiale. Un'altra clausola del testamento, vi dicevo, quella dell'Lascito Estense, bellissima, importantissima: l'amore per Modena, lasciare una considerevole somma di denaro per tutti quei giovani modenesi che avevano voglia di studiare ma non ne avevano le capacità. Quindi ci dà questo l'idea di quanto Francesco V fosse modenese, fosse innamorato della sua terra. E poi Adelgonda, che eredita la è intanto
fa parte della commissione che deve elargire il lascito estense insieme al vescovo di Modena, eccetera. E poi eredita la residenza di Windenward, la sua amata residenza di Windenward, dove trascorrerà tutte le lunghe estati della sua vedovanza. Una vedovanza lunghissima, adesso parliamo per il tempo che ci rimane, abbiamo ancora, mi pare, una mezz'oretta, quindi possiamo parlare un po' di Via del Gonna, anche se qualcosa avrete intuito dalla vita di Francesco V, i due erano molto legati e tutto sommato molto, molto simili. Ecco, Adelgonda, principessa tedesca, figlia di re, re Luigi I, nasce il 19 marzo del 1823 a Würzburg, in Baviera, è la sesta dei nove figli, appunto, di Ludwig I, re di Baviera, e Teresa di Sassonia. È piena di parenti illustri, Adelgonda, intanto, beh, se appunto suo padre re, è cugina di Sissi, lo dico perché Sissi è molto più nota, Elisabetta, la moglie di Francesco Giuseppe, l'imperatrice, nota a tutti come Sissi, grande personaggio mediatico, però a voler essere Pignoli, per nascita Sissi era molto meno importante di Adelgonda. Adelgonda era figlia di re, Sissi era figlia di un ramo cadetto, quindi Adelgonda di Baviera, Elisabetta in Baviera, indica appunto il ramo cadetto. Comunque erano cugine e pare anche abbastanza legate e molto somiglianti, anche se vi capita di vedere un po' di ritratti, ecco ne abbiamo qui, vedo due, sono anche molto, molto somiglianti, solo fisicamente, non di carattere, perché con quanto Sissi era volubile, capricciosa, con tanto invece Adelgonda era ferma, coerente, ferrea e tranquilla. Ecco, poi vi dicevo altri parenti illustri, Massimiliano, il suo fratello che diventerà re di Baviera dopo Ludwig. Ludwig abdica nel 1848, e il famosissimo Ludwig II, quello dei castelli meravigliosi, no, Schwarzheim e i castelli bavaresi, era suo nipote, era figlio di Massimiliano. Ecco, potrei andare avanti tanto, insomma, era una principessa a tutti gli effetti. Questo anche a riprova del fatto, mi piace sempre ricordarlo, che il Ducato di Modena, pur essendo territorialmente piccolo, era però affacciato sulla scena europea con una diplomazia di alto livello, quindi trattava da pari a pari con qualsiasi regno europeo, non si percepiva a livello diplomatico il fatto che fosse territorialmente poco esteso. E poi c'è la piccola curiosità che la storia, diciamo, un po' della casata Est comincia con una donna, una tedesca, Cunegonda di Altdorf, e finisce con una tedesca, Adelgonda di Baviera. Ecco, l'incontro con Francesco, vi dicevo, era stato nel 1839, in occasione di questo viaggio che Francesco aveva fatto col padre in Baviera. Qui si erano visti per la prima volta, un viaggio a Monaco. Poi passano 2 o 3 anni e nel 1842 si cominciano ad avviare le trattative di nozze portate avanti dal conte Forni, scelto come plenipotenziario. Ecco, nel febbraio del 1842 queste trattative sono pressoché concluse, e a riprova del fatto che già in quel primo incontro nel 1839 doveva essere nata comunque una simpatia tra i due giovani, quando Ludwig informerà la figlia di avere concluso appunto le trattative di nozze con il duca di Modena, lei lo abbraccerà dicendo: "Voi oggi mi rendete davvero felice". E in effetti sarà un matrimonio felice, nonostante le sciagure politiche, nonostante numerosi lutti, la perdita della bambina innanzitutto, ma poi anche di tanti altri parenti che insomma moriranno, anche giovani. Non si può dire che sia stata una vita felice quella di Adelgonda, tutt'altro, è una vita costellata di prove. Però il matrimonio con Francesco V fu assolutamente un'unione perfetta, i due condivideranno tutto, saranno sempre un sostegno reciproco. E questo, unito al suo appunto carattere comunque molto sereno, al suo temperamento mite, alla sua fede religiosa, che sarà sempre un
un grande sostegno, ecco, questo le consentirà di passare assolutamente indenne attraverso tutte queste prove. Il matrimonio viene celebrato il 30 marzo del 1842 nella chiesa di Ognissanti di Monaco, poi a Monaco si susseguono giorni di feste, banchetti, balli, spettacoli, come si usava, e poi il 16 aprile Adelgonda arriva a Modena. A Modena i festeggiamenti saranno sontuosi. Nella mia biografia di Adelgonda li ho descritti tutti proprio in maniera molto dettagliata, perché furono feste meravigliose, furono anche pubblicati comunque delle cronache, dei resoconti, un albo pittorico, perché furono veramente feste assolutamente, direi, uniche. Poi è chiaro, era usanza di casa d'Este festeggiare le proprie duchesse, festeggiare con sontuosità tale ricorrenze, però in questo caso ci fu una partecipazione speciale, anche una partecipazione attiva di tutta la città, di tutto il popolo. Comunque cerco di farvela un po' breve. Festeggiamenti, carri allegorici, ecco, la sfilata dei carri fu veramente eccezionale e, ripeto, appunto, molto ben descritta anche in diverse pubblicazioni. Balli, banchetti, spettacoli. A Modena ci fu il principe di Baviera, Liutpoldo, il fratello preferito di Adelgonda, quello con cui trascorrerà gli anni della vedovanza e della vecchiaia. E poi nel mese di maggio il tutto si replicherà a Reggio. Spettacoli teatrali, un'illuminazione straordinaria. La sera dell'8 maggio, dicono le cronache, è data notizia di 6.000 lumi d'ornamento in tutta la città di Reggio. E poi ancora il 12 maggio, la cosiddetta festa dei moccoli, in cui ogni casa metteva fuori dei ceri, in modo che appunto tutta la città fu nuovamente illuminata. Sfilate in maschera e poi quello che invece quello che è rimasto, il dono più, diciamo, forse più gradito perché è eterno in un certo senso, l'obelisco di granito nella piazza antistante la Ghiara, una piazza ottenuta apposta lì davanti alla Basilica della Ghiara, ottenuta apposta, creata proprio per l'occasione, dedicata ad Adelgonda, si chiamerà Piazza Adelgonda fino all'Unità d'Italia, e nella quale appunto viene eretto questo obelisco in granito, alto 17,75 metri, e dedicato ad Adelgonda. La piazza era proprio Piazza Adelgonda, l'obelisco dedicato con targa alle nozze di Francesca Adelgonda. Poi con l'Unità d'Italia tutto ha cambiato nome, quindi la piazza è diventata Piazza Vincenzo Gioberti e l'obelisco è diventato l'obelisco ai martiri della libertà. Però insomma, sappiamo che è dedicato ad Adelgonda. Adesso grazie anche appunto al fatto che finalmente si parla di più di queste cose, in tanti lo sanno. Ci sono state ultimamente anche un po' di polemiche perché hanno fatto un'ulteriore ristrutturazione della piazza e ci hanno messo una specie di, non so, di vasca sotto, che non ha storicamente alcuna attinenza. Infatti, in tanti hanno protestato, ma pazienza. E quindi vi dicevo, grandi, grandi feste, grande partecipazione di popolo. Il popolo del Ducato amerà sempre moltissimo Adelgonda. Di Adelgonda nessuno, neanche i più accaniti avversari del regime ducale, potranno mai dire qualcosa di male, tanto appunto era buona e ben voluta. Quindi era veramente, da un certo punto di vista, un personaggio straordinario, perché aveva sicuramente la maestà, l'alterigia di una principessa, aveva anche la bellezza, aveva una cultura immensa, una grande intelligenza, ma aveva quella religiosità che la rendeva umile e sempre pronta alla beneficenza. Quindi era amatissima dal popolo. E poi il carattere mite. Assolutamente mite lo stesso di Francesco V, quindi non poteva letteralmente avere nemici. Su Francesco V qualcosa sono riusciti gli avversari politici a inventarsi, tipo il Bosellini, che ha scritto quel libello infamante, del quale poi peraltro si è scusato con Francesco V molti anni dopo, scrivendogli una lettera. Ma di Adelgonda non riuscirono neanche a inventare nulla, anche perché lei fece la scelta di non occuparsi mai di politica. E questa è una cosa che la differenzia dalla duchessa precedente, Maria Beatrice Vittoria. Maria Beatrice Vittoria di Savoia, dicevo, degna moglie di Francesco.
Francesco IV, perché ne condivideva tutti i principi e anche lo spirito battagliero. Maria Beatrice Vittoria si impegnò in prima persona, nella difesa del trono, nella difesa degli ideali del marito. Scrisse addirittura un articolo sotto pseudonimo, ma tutti sanno ormai suo, sulla voce della verità. Maria Beatrice Vittoria era battagliera come era battagliero Francesco IV, battagliera nel momento in cui gli esiti della battaglia non erano decisi. Adelgonda è come Francesco V, più mite, più tranquilla, fa la scelta di non occuparsi di politica, di essere semplicemente il sostegno del marito condividendone tutte le idee, ma resiste strenuamente, senza mai cedere, senza mai disperarsi, senza nel momento della grande prova e anche quando tutto sembra perduto. C'è una descrizione molto bella di Teodoro Bayard de Volo di Adelgonda, quindi ve la leggo brevissimamente. La duchessa Adelgonda, per chi meglio la conosce, ha avuto occasione di apprezzarne da vicino le esimie e preziose qualità di cuore e di spirito, facevasi obbligo, il più doveroso, di dividere a puntino le opinioni dello sposo suo, di cui altamente stimava il carattere, al tal che ripose sempre la sua felicità nell'uniformarsi non solo ai principi, ma ben anche ai desideri di lui. E questa è un'assicurazione raccolta dalla stessa sua voce e non mai smentita dai fatti. Ecco, quindi Adelgonda non si occupa di politica, appoggia il marito condividendone tutte le idee, riponendo assoluta fiducia in lui. E anche nelle lunghe lettere che lei scriverà dall'esilio, si vede questo grande amore per Modena, per cui nelle sue lettere, in particolare a Penelope del Medico, la sua grande amica, la moglie del ministro De Volo, chiede sempre notizie dei modenesi, si preoccupa, chiede se qualcuno ha bisogno di qualcosa, talvolta invia del denaro, ma non c'è mai una parola, neanche di rabbia o di desiderio di vendetta per il trono usurpato, non c'è mai rancore, non c'è mai nulla di tutto ciò. Quindi, assolutamente preoccupata del suo popolo, della sua gente, addolorata di non poter più essere a Modena, ma non mai vendicativa o rancorosa, assolutamente. Ecco, abbiamo visto come nel 1848 Adelgonda si allontana da Modena in occasione della cosiddetta prima guerra di indipendenza e non rientra per tutto l'anno, perché quando Francesco V riesce a rientrare, lei è già gravida, quindi non vuole affrontare il viaggio per non mettere a rischio la gravidanza. Rimane a Bolzano, a Grise, in particolare a Villa Schneider, fino al momento del parto, anche per i primi mesi della bambina. E Francesco V la va a trovare spesso, fa un po' avanti e indietro. Ecco, quindi abbiamo visto come la piccola Anna nasce il 19 ottobre del 48 a Villa Schneider, il 1º giugno è a Modena, accolta ancora una volta da grandissimi festeggiamenti. E in quell'occasione vengono anche composte delle poesie che ho riportato in appendice nel libro, dei componimenti poetici che i modenesi, magari più intellettuali, quelli più insomma capaci di scrivere, eccetera, vollero onorare questo atteso ritorno della loro duchessa con appunto questa raccolta di poesie. L'8 luglio abbiamo visto purtroppo la morte della bambina e poi il lutto di Ferdinando, ma poi un periodo di tranquillità a Modena. Politicamente, dopo, tra la prima e la seconda guerra di indipendenza, c'è un periodo, abbiamo visto, di tranquillità. Qui Adelgonda fa una vita assolutamente da duchessa, ma anche una vita di viaggi, perché lei tiene sempre strettissimi rapporti anche con la famiglia d'origine. Ripeto, erano famiglie molto unite, c'era molto affetto. Quindi sia Francesco che Adelgonda andavano spesso a Monaco a trovare i genitori di lei, andavano a Vienna a trovare Francesco Giuseppe Sisti nell'aprile del 1854, sono al matrimonio di Francesco Giuseppe Sisti. Poi dopo si spostano di nuovo a Monaco, a Lindau, a British Garden, ovunque possano ricongiungersi, ecco, con la famiglia o con altri parenti.
Il 26 ottobre del 1854 c'è un altro grave lutto, però del Gonda, che è la morte prematura di Teresa di Sassonia. Qui è un episodio che mi ha colpita particolarmente perché si vede l'affetto tenero, commovente di Francesco V per la moglie. Quando la mamma di Adelgonda, Teresa di Sassonia, comincia a stare male, viene mandato un telegramma alla baronessa Maglia, la dama d'onore di Adelgonda, dove si parla della malattia grave della regina. E Francesco V, d'accordo con la baronessa, decide di non dirle niente per non preoccuparla inutilmente. Spera che la regina si riprenda, quindi dice: intanto non diciamole niente. Sono d'accordo così, non le dicono niente, se non che il giorno dopo arriva un altro telegramma e questa volta porta la notizia tragica della morte della regina. A questo punto Francesco V dice: come facciamo a dirle che è morta, che non sapeva neanche che era malata? Quindi comincia a pensare di produrre dei telegrammi finti, ovviamente intermedi, che parlano di un aggravarsi delle condizioni della regina per preparare gradualmente la moglie alla notizia della morte. Anche questo l'ho trovato un pensiero molto commovente. Purtroppo poi nel giro di poche ore hanno dovuto darle la notizia perché poi ormai era successo, quindi il giorno dopo poi gliel'hanno dovuto dire, insomma. Beh, poi diciamo, continuano questi anni di viaggi, comunque di appuntamenti importanti anche per Modena. Nel 1857 abbiamo la visita di Pio IX a Modena, un appuntamento al quale Adelgonda teneva moltissimo, aveva un legame molto stretto con Pio IX. Fu un momento di grande festa a Modena, forse l'ultimo momento veramente solenne con una grandissima partecipazione popolare. Ecco, poi quando arriva il 1859 con la minaccia dell'invasione franco-piemontese, Adelgonda viene fatta partire prima. Francesco V rimarrà fino all'ultimo, parte, abbiamo visto l'11 giugno. Adelgonda viene allontanata già in aprile per una maggiore tranquillità appunto di Francesco V, che voleva saperla al sicuro. Parte il 30 aprile, ci dice il De Volo: non è certo esagerato il dire che in quel giorno, a quella partenza, la città intera fu in duolo. Ecco, sicuramente il popolo pianse perché, ripeto, Adelgonda era riuscita veramente a farsi amare, credo sia stata la duchessa più amata di tutta la storia di Casa d'Este. Ecco, vi dicevo, le lettere che scrive dall'esilio testimoniano questo legame che lei comunque mantenne sempre con la città, con le famiglie modenesi, questa sempre preoccupazione che aveva, cercare di rendersi utile anche da lontano. E poi c'è un bellissimo episodio che la ritrae al momento dello scioglimento della Brigata Estense. Ci sono dei diari, delle lettere dei soldati, in particolare lo scritto di un soldato, Domenico Panizzi, che poi ha voluto pubblicare alla morte di Francesco V, dedicandolo ad Adelgonda, il ricordo della giornata dello scioglimento. È uno scritto veramente straziante, commovente, la delusione, il dolore di questi soldati che avevano rinunciato a tutto, a tutti i loro beni, alle loro famiglie, alle loro case, per stare vicino al loro sovrano, poi erano costretti a ripiegare la bandiera e a rinunciare a tutto il loro sogno, a quello per cui avevano sacrificato la vita. Ecco, quindi nei ricordi di questo soldato c'è Adelgonda di fianco a Francesco V, dignitosa, sobria come sempre, ma vicina ai soldati, che al momento di risalire in carrozza si volta con le lacrime sul volto. E Domenico Panizzi scrive: noi la guardammo e continuammo a salutarla finché la carrozza, non procedendo, non ce la sottrasse alla vista. Quindi ecco, la vediamo anche in questo momento, come la vediamo appunto dignitosa e appunto sempre serena, sempre solida, ecco, solida in tutti i numerosissimi lutti che dovette affrontare. Io li ho riportati nel libro, non ve li sto a dire adesso che abbiamo poco tempo. Comunque, immaginate una famiglia numerosa come la sua, ma con gli stretti legami che lei teneva con tutti. Quindi
Furono anni molto duri che lei però affrontò appunto con quella grande, grandissima forza. Io le ripeto, le riconosco una forza assolutamente esemplare, forse per certi aspetti anche maggiore di quella più evidente ed esuberante, se vogliamo, di una Maria Beatrice Vittoria. Ma lei era, sapeva essere, ripeto, solida e immobile nella sciagura in una maniera esemplare. Questo lo si vedrà anche nel momento più tragico. In assoluto della sua vita, che fu la malattia e la morte di Francesco V. Francesco V si ammala nella residenza di Wildenwart durante l'estate. I sintomi sembrano quelli di un ictus. Il De Vol ipotizza che durante il viaggio in Oriente avesse avuto una specie di prodromo, una sorta di svenimento, forse un colpo di sole, e vedo un possibile legame tra i due episodi, ma non so se è così, anche perché nel frattempo comunque passano molti anni. Comunque, comincia ad avvertire questi sintomi, ma subito li ignora, vuole continuare a fare la sua vita di sempre. Poi a un certo punto non riesce più a alzarsi dal letto, vuole essere riportato a Vienna e lo accontentano, vuole morire a Vienna. E ecco, Adelgonde è sempre al suo fianco, giorno e notte, senza stancarsi mai, sempre impassibile, senza mai cedere. E solo al momento della morte sviene. E poi non parteciperà al funerale per il troppo dolore, ma finché poteva rendersi utile, ecco, lo ha saputo fare in una maniera assolutamente esemplare. Sulla morte di Francesco V c'è una bella lettera a Penelope del Medico. Ve la leggo brevemente. Dopo lei seguirà. Insieme a Penelope del Medico, che era la moglie, come vi dicevo, di Teodoro Bayard de Volo, seguirà anche un po' il lavoro di Teodoro per la compilazione della poderosa biografia di cui vi parlavo. Quindi nelle lettere ricorre spesso: ho letto un altro capitolo della biografia, mi complimento per il lavoro, eccetera. Comunque, ecco, della morte del marito ne parla all'amica. Vediamo se lo trovo, ecco. Iddio la rimeriti della parte sincera che ella prende alla mia dolorosissima, e questo mi ha impressionato perché nella lettera, nel documento che ho visto, è sottolineato più volte il termine dolorosissima. Perdita che ho fatta del mio arcicarissimo consorte. Vi sono dei momenti nei quali mi pare che non possa essere vero di vedermi priva per il resto della mia vita del caro appoggio del mio virtuoso consorte. Ma il Signore mi sostiene con la sua grazia in questa forte tribolazione, se no, come poterci reggere? La lettera del conte De Volo di lei consorte mi fa vedere che egli sente vivamente la grande perdita che tutti i buoni modenesi hanno fatto del loro ottimo religioso duca. Ma più di me, o come me, nessuno può essere colpito. La mia afflizione non mi permette di scrivere lo scrivere acerba la ferita, mentre che il pregare serve a balsamo al povero cuore trafitto. Quindi vi dicevo, dopo segue la biografia, segue il Lascito Estense di Francesco V, insomma rimane attiva pur conducendo una vita privata, ritiratissima. E in quegli anni saranno molti anni di vedovanza. Adelgonda morirà nel 1914. Si divide tra Monaco, Vienna e Wildenwart. Lei vorrebbe stare più possibile a Monaco, perché a Monaco c'è Liutpold, il suo fratello preferito, che oltretutto ha assunto la reggenza del regno di Baviera per l'incapacità mentale di Ludwig II e poi per la morte prematura di Ludwig II. Quindi lei è molto affezionata a Liutpold, lo aiuta anche un po' nel reggere gli affari di governo, la casa, lo affianca. Liutpold non è mai sposato, quindi lei fa un po' la donna di casa, diciamo così. C'era uno scritto del conte Forni, Paolo Forni, dove diceva era diventata assai cara ai monachesi
mesi la vista di due vecchietti, questi due vecchietti che passeggiavano nel parco della residenza reale di Modena. Quindi era molto conosciuta e amata anche a Monaco del Gonda. Poi lei voleva comunque trascorrere dei periodi anche a Vienna. Diceva: io sono stata la moglie del Duca di Modena e voglio morire dove è morto il Duca. Quindi lei avrebbe voluto morire a Vienna, anche se in realtà morirà a Monaco. E poi tutte le estati a Wildenbach, la sua residenza più amata. Adelgonda, vi dicevo, è stata amata, è stata ricordata, non è cioè, la retorica risorgimentale non è riuscita a colpirla, ed è strano perché bene o male ha colpito tutti, ma lei no, era veramente troppo perfetta per poter essere attaccata anche dai più accaniti avversari. Vi volevo leggere solo due parole della contessa Leonisa Bayard de Volo, che ha fatto la prefazione al mio libro e purtroppo è morta pochi giorni prima dell'uscita del libro, quindi non l'ho visto, però era stata molto contenta di fare questa prefazione, di poter ricordare Adelgonda, perché diceva: un personaggio che in casa mia è sempre esistito, diceva, se ne parlava sempre, quindi mi sembra quasi di conoscerla. E scrive: nella mia casa aleggiava lo spirito di Adelgonda, rimpianta duchessa di Modena. Nella parola di mio nonno Giuseppe Bayard de Volo se ne pronunciava il nome con venerazione, il suo ricordo era sacro, intangibile e imperituro. Ecco, speriamo che possa essere così e sempre di più, perché credo che sia un personaggio veramente che può essere di grande attualità e di grande insegnamento anche ai giorni nostri. E Adelgonda muore il 28 ottobre del 1914. È sepolta nella cripta dei Cappuccini come Francesco V. Ultimamente, grazie all'impegno di un comitato modenese, la cripta è stata anche restituita a un certo decoro, e quindi sì, invito chi non l'avesse vista a farlo. Adelgonda non è in una bara, c'è cioè una targa, perché è morta durante la Prima Guerra Mondiale. Insomma, le ossa sono state lasciate lì, sono state un po' trascurate. Dopo si era confusa con altre principesse, non so, era una vicenda che mi aveva raccontato il conte Paolo Forni, per cui non è stato possibile dopo riconoscere esattamente le sue spoglie. Diciamo che morendo il 28 ottobre 1914, sì, all'inizio della Grande Guerra è andata incontro a questo piccolo inconveniente, ma se n'è risparmiata uno più grave, che è stato quello che sarebbe stato quello di vedere veramente la fine dell'impero, la fine di quell'impero a cui suo marito aveva dedicato tutta la sua fedeltà, a cui suo marito si era dato anche pagando, perché ripeto, all'epoca di Francesco V stare dalla parte dell'impero, stare dalla parte dell'Austria voleva già dire stare dalla parte dei perdenti. Era chiaro che la progressista Francia, l'Inghilterra avrebbero avuto la meglio. Quindi Francesco V in un certo senso aveva presagito la caduta dell'impero, si è verificata con la Grande Guerra, e Adelgonda non ha fatto in tempo a vedere. Una vita lunghissima, è morta a 91 anni, ma le è stato risparmiato questo ennesimo dolore, che dopo una vita di lutti e di tribolazioni politiche sarebbe stato veramente grande, perché l'impero comunque, nonostante tutti i suoi difetti, nonostante quelle, diciamo, malattie un po' congenite da spirito della restaurazione, che in Francesco Giuseppe erano state fin troppo evidenti, però nonostante tutto l'impero rimaneva il grande baluardo, il baluardo della cristianità, il baluardo dell'Europa, era l'Europa come doveva essere. Quindi è stata sicuramente una grande perdita, che per Adelgonda sarebbe stata dolorosissima. Quindi almeno questo le è stato risparmiato. Grazie, io direi che forse è giunta l'ora di concludere, però se c'è qualcosa da aggiungere, se c'è qualche domanda, volentieri. Mi rimetto io. Intanto ringraziamo Elena per la bellissima esposizione e intanto dico anche lei tutti i saluti che ci hanno inviato, a partire dal presidente federale di Croce Reale, l'avvocato Fabrizio Giampaolo Nocera, che ci invia tramite lui i saluti di Sua Altezza Martina Asburgo d'Este. E poi abbiamo i saluti di Anna Clara Sirignano, Daniela Ori, ci saluta la delegazione sempre di Croce Reale del Beato Carlo con il suo presidente Omar,
Ci saluta Francesco Folloni, saluta anche Claudio Maria Goldoni e se ci sono domande siamo qua. Io sono rimasta come al solito incantata e a sentirti parlare starei qua oltre la mezzanotte, ma si può. Il presidente di Croce Reale dice: vorrei ringraziare la dottoressa Elena Bianchini Braglia per l'encomiabile relazione di questa sera che ci ha regalato, dedicata alle due esemplari figure dei duchi Francesco V e dal De Goma. Grazie per averci onorato della sua collaborazione. Giunga anche la mia personale gratitudine con stima e amicizia di sempre. Porgo i miei più calorosi saluti e ancora grazie. Grazie. Per cui io, Elena, non posso altro che ringraziarti. Vado sul cellulare perché lì non riesco a vedere i nomi. Io ti ringrazio, tieni pronta per Grazie. quest'autunno. E do appuntamento agli altri per il 7 maggio che avremo l'avvocato di Croce Reale, il presidente federale di Croce Reale, l'avvocato Fabrizio Nucera, che ci parlerà invece della relazione tra il Savoia e gli Estensi. E visto che non ci sono domande, Elena, credo che sia giunta l'ora anche per noi di dare la buonanotte a tutti. Alla Benissimo, prossima. buonanotte, grazie, a presto.